venuto il signor procuratore ad informarsi di come mai non sei partito col treno delle 5. Noi non sappiamo cosa rispondergli e lui vuole parlare personalmente con te. Perciò apri subito! Avrà la bontà di scusare il disordine in cui si trova la camera. Non si sente bene, signor procuratore. Devi aprire adesso! Prego, non si sente bene, signor procuratore, altrimenti come avrebbe potuto questa mattina prendere il treno? Quel ragazzo non ha altro che il lavoro per la testa, mi fa quasi ammattire, sa? Mi fa arrabbiare perché non esce mai, mai, mai. Adesso è rimasto in città 8 giorni ed è sempre rimasto a casa, seduto a tavola con noi, zitto zitto, a leggere il giornale o a studiare l'orario ferroviario. L'unica distrazione che si concede è qualche lavoretto di bricolage. In 2 o 3 sere ha fatto una cornicetta. Vedesse quanto è carina. È appesa al muro lì in camera. Appena apre la vedrà. E comunque sono proprio contenta che sia venuto lei di persona, signor procuratore. Da soli non saremmo riusciti a convincere Gregor ad aprire la porta. È così ostinato e di sicuro non sta bene. Anche se questa mattina non ha voluto ammetterlo.